parlato delle criticità, delle mancate entrate, cioè tutte le operazioni a straotto, la mia, cioè sono operazioni che in qualche maniera oggi sono tutte bloccate, perché ci sono stati degli sforzi, ci sono delle indagini, ci sono dei processi probabilmente in corso, che diranno poi se alcuni sospetti sollevati da qualcuno che girava questa scatti siano fondati o meno. Ma anche lì c'è una valutazione che poi esula dall'aspetto giudiziario, correttezza o meno del processo amministrativo, ma poi lì sono perlomeno delle risorse. Quelle operazioni portavano al comune di Cascati risorse superiori al milione di euro, circa 1,5 milioni di euro se non mi sbaglio annui, e ci avrebbero permesso oggi tranquillamente di prendere e sternacchiare anche l'operazione delicata, ma delicata lì. È un'operazione di riassestamento contabile indotta dalla normativa e dalla figura del 2012-11 e resa esecutiva con decreto ministeriale dell'aprile del 2015. Ma verità è che l'unica verità è che se le cose fossero andate, posso immaginare, avendo fatto parte anche di quelle maggioranze, ma quelle partono ancora prima, ma non c'era pure il consiglio all'ultima maggioranza, c'era Centorazzo, c'era il ministero di Storia, c'erano tutti operazioni che avrebbero dovuto creare anche una valorizzazione patrimoniale che portava risorse poi investibili, spendibili, spese correnti che comunque l'amministrazione intanto aveva deciso di spendere per il benessere dei suoi cittadini. Posso anche pensare che avesse parametrato la sua spesa corrente a livelli più alti perché dice siccome sono passati un comune lì è stato bravo a valorizzare anche un'operazione comunale 2,5 milioni di euro un momento comunque finanziare spesa corrente e io garantisco ai miei cittadini se non si riesce a quei soldi sono venuti meno per fatti incidentali, estemporanei, comunque imprevedibili, e anche quello va considerato per fare un'analisi storica di quello che è successo. Ma io la faccio perché nessuno ha responsabilità, pure il consigliere Marziale, che insieme a me si assume la responsabilità dell'amministrazione per dei 10 anni precedenti. C'è il consigliere Ciuccoli, l'assessore Ciuccoli, che si assume insieme a me la responsabilità di 10 anni precedenti, perché l'abbiamo fatto tutti, ma l'abbiamo fatto nella consapevolezza di fare meglio. E come era sì, no, però è meglio lui che scende dal cielo e che la modifica tutti. Io dico, francamente, è l'elemento che mi dice, ma perché dovrei astenere su questa tua valutazione di un consulto? Perché dovrei astenere? Ti voto contro, ma contro la tua valutazione del consultivo. Perché è una valutazione, a mio avviso, superficiale, incompleta, totalmente incompleta, perché non ci ha detto cosa c'è dietro, la città che c'è dietro il consultivo non ce l'ha raccontato. E io penso che un sindaco debba raccontare la città che c'è dietro i numeri, debba dire cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, dove si può risparmiare, dove si deve investire, deve dare un contenuto che non sia freddo, non sia un contenuto asettico. Questa è stata la sua reazione. È qualcosa di inascoltabile, cioè non mandava niente, leggevo fuori, niente stava a posto. E allora io dico, la politica è finita, è finita, è finita, data. Te che hai una cultura politica, e voglio dare, tu che hai una cultura politica, una tradizione, ma non senti niente, per te non la è. È normale quello che accade in quest'anno, no? Quindi a questo punto mi accingo a smettere, tanto poi penso di però così quindi in qualche maniera io penso che questo certifica, ah, io non mi ricordo.